Gara da non perdere, manca poco all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per cominciare. Benvenuti da Piero Gipardo al match di oggi, questa è Torino, questo è l'Allianz Stadium, la casa della Juve. Pochi istanti e si parte. La sfida fra Juve e Roma è da molti anni una delle partite più spettacolari del panorama calcistico italiano, oltre ad aver spesso giocato un ruolo importante nell'assegnazione dello scudetto. Dici bene, Pierre, le due formazioni sono animate da un'accesa rivalità sportiva e di sicuro i due allenatori avranno preparato al meglio questa sfida che si preannuncia molto tirata. I padroni di casa possono contare sul miglior attacco del torneo. Fin qui hanno dato spettacolo da davanti. Vedremo se anche oggi sapranno regalarci dei gol. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Scendono in campo col 4-5-1, anche se la connotazione sembra piuttosto offensiva. Sarà fondamentale il loro apporto alla manovra per non lasciare troppo isolato la punta centrale da davanti. Puntano molto sul pressing a tutto campo per il recupero del pallone. Pensi che il loro allenatore l'abbia preparata così, Stefano? A giudicare da come si schierano in campo è probabile che vogliano mettere pressione alla squadra avversaria per impedire loro di ragionare con la palla. Sono curioso di vedere quali saranno gli effetti. La Juve, squadra che sta giocando un buon calcio, che spera di ripetere ovviamente la prestazione positiva e la vittoria contro il Bologna. Vengono da un successo per 1-0 e secondo me hanno qualcosa in più dei loro avversari per concedere il bis. Gara che verrà diretta da Filippo Giacoletti. Si parte con la Juve che manovra il primo pallone. Ci sono metri a disposizione. Respinge di pugno. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. De Sciglio. Dybala. E sarà rigore. L'arbitro è stato clemente in questa occasione, poteva starci credo anche il cartellino. Ha commesso un brutto fallo, poteva andargli anche peggio. Trasformazione perfetta. Grande freddezza per la trasformazione dagli 11 metri. Precisa conclusione. Il portiere non poteva farci nulla. Si riparte con la Juve in vantaggio nel punteggio. Manolas. Gunalon. Edin Dzeko. C'è spazio per andare. Arbitro che ferma il gioco. Attento qui il difensore che allontana. Nainggolan. Paraglia metri verso l'area. Buon recupero del pallone, possono ripartire.
Dzeko. Attenzione, siamo in area. Bruno Perez. Quadrato. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Douglas Costa. Occhio al contropiede qui. Ripartenza bloccata da un buon intervento difensivo. Dzeko. Bruno Perez. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. De Rossi. Apre sulla fascia. Attenzione al movimento dei compagni. Passaggio intercettato. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Rimessa laterale a disposizione della Juve. Hanno regalato il pallone su questa rimessa. Occhio al suo movimento. Quadrato. Daniele De Rossi. Hanno perso palla. Perotti. Occhio a Dzeko. La traiettoria verso il centro. Bruno Perez. Punta l'area. Prova il raso terra. Pjanic. Possibilità di contropiede. Quadrado. Ha perso il pallone. Quadrado. Marcatura su De Rossi. Buono l'appoggio. De Rossi. Azione interrotta. Palla verticale di Matuidi. Servito bene Dybala. Palla buona per Dybala. Si porta la più due con questo gol. Un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. È il suo secondo gol personale, vedremo adesso se riusciranno a limitarlo un po' meglio. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Emerson. Perotti. Palla in out, sarà fallo laterale. Palla rimessa rapidamente in gioco. Hanno tentato il colpo a sorpresa. Quadrado. De Rossi. Emerson. Daniele De Rossi. Quadrato. Dybala. La Juve a caccia del gol. Quadrato. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Gunalon. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Douglas Costa. Ci sono metri a disposizione. Intervento falloso del calciatore giallorosso per l'arbitro e dunque punizione contro la Roma. Squadra di casa in vantaggio che ricorre ogni mezzo per guadagnare qualche secondo col cronometro e spezzare le speranze di rimonta degli ospiti. I tifosi ospiti sono comprensibilmente irritati da questo atteggiamento ostruzionistico
Nemmeno a me piace a dire il vero, ma il regolamento lo permette. Dybala, buona l'idea, senza problemi però il portiere. E il tocco di testa. Alessandro, manovra interrotta dagli avversari. Attualmente sono primi in classifica, hanno tutte le carte in regola per poterlo vincere questo campionato. Al momento non sembrano avere rivali. C'è il tocco sulla fascia. Indirizza verso il primo palo. Senza problemi qui il portiere. Pipita Higuain. Guadagna metri. Palla interessante per Dybala. E c'è il gol! Palla in rete! Una giornata che non dimenticherà. È arrivata la tripletta. E con questo sono tre. Vedremo se si fermerà qui ora o se andrà avanti a farne altri. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. L'allenatore può essere soddisfatto, direi, di come sta giocando oggi la sua squadra. Stanno dominando il match. È una gara a senso unico questa ormai. Raja Nainggolan. Manolas. De Rossi. C'è spazio per andare. Perotti. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Riuscito a fermarlo. Matuidi. Quadrato. Occhio al suo movimento. Intervento importante del difensore che la mette in angolo. Dybala anche oggi sta regalando lampi magnifici della sua classe con giocate spettacolari. Ha concluso diverse volte verso la porta avversaria trovando anche il gol in più di un'occasione. Credo che il portiere se lo sognerà anche la notte. Occhio al cross di Dybala. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Il difensore è un muro su questo tiro. Perotti. Roma che attacca ancora lateralmente. Guadagna metri. La traiettoria verso il centro. Miracolo del portiere su questa deviazione di testa. L'attaccante ha colpito a botta sicura. Prodigioso il riflesso dell'estremo difensore. Mamma mia. Ripartono in campo aperto. Provano a sfruttare bene il campo. Bravi qui a bloccare tutto. Bruno Perez. Roma che attacca ancora lateralmente. Palla messa dentro. Extra time che sarà dunque di 4 minuti. Matuidi. Quadrado. La Juve a caccia del gol. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Matuidi. Prova il pipita. Tiro murato. Pronto a battere il calcio d'angolo. Cross
Corner battuto corto. Ha spazio, prova. Respinge il difensore. Perotti. Gunalon. Arbitro che dice che può bastare. Primo tempo che si chiude sul risultato netto di 3-0. Risultato che vede i padroni di casa avanti dopo il primo tempo. Ennesima prova di forza dell'attacco, che si conferma il migliore del campionato. Partita che ormai sembra archiviata. Inizia il secondo tempo, vedremo se cambierà la storia di una partita fin qui a senso unico. Pallone troppo lungo e pallone recuperato senza problemi dal portiere. Dybala. Douglas Costa. Guadagname, gran palla di Douglas Costa. Ha spazio per tirare ed è rete! Gol di rapina dopo la sfortunata deviazione del portiere. Hanno finalizzato alla grande, una splendida manovra, approfittando anche dell'atteggiamento imbarazzante della difesa avversaria. Nel posto giusto, al momento giusto. Il portiere era stato bravo a salvare il primo tiro, ma l'attaccante si è avventato per primo sulla ribattuta e non gli ha lasciato scampo. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Nainggolan. Gunalon. Si avvicina all'area. Florenzi. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Chiellini. Quadrado. Pjanic. Douglas Costa. Punta l'area. Douglas Costa. Pjanic. Quadrado. Ecco il tiro. Tiro respinto dal difensore. Dybala. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Il loro prossimo impegno di campionato sarà in casa e potrete ovviamente seguirlo in diretta, come sempre, su EA Sports. Gran palla di Higuain. Pallone interessante per Douglas Costa. Ed ecco che viene effettuata una doppia sostituzione. Palla toccata corta. Occhio a Pjanic. La traiettoria verso il centro. Poteva far di meglio su questo colpo di testa. Forse non se l'aspettavo, più semplicemente non è riuscito a indirizzarla come avrebbe voluto. Capita. Si accomoda in panchina, c'è il boato, come sentite, del pubblico, ma direttamente soddisfatto della prestazione di questo giocatore. Beh, ha poco da rimproverarsi, oggi è stato tra i protagonisti delle file della sua squadra. Grazie a Raigola. Bel passaggio. Raigola. Occhio al giocatore della Roma. L'arbitro non ha visto il fallo in questa circostanza. E lascia correre. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla.
Possesso palla, norma del vantaggio, ancora la Juve. Occhio a Dybala. Stefano, qual è il tuo pronostico per la prossima gara, per la prossima sfida della Roma? Avrà di fronte il Sassuolo nel prossimo incontro di A. Teoricamente dovrebbe essere una partita agevole per loro. Perotti. Dybala. Occhio al suo movimento. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Emerson. Palla girata sulla fascia. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Douglas Costa. Matuidi. Douglas Costa. Buono il contrasto. Tentativo di chiusura. Sarà calcio di punizione contro la Juve, nessun dubbio per l'arbitro. Cambio dunque nella Roma. Florenzi. Bruno Perez. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. La Juve a caccia del gol. Douglas Costa. Allontana di pugno il portiere. Crossa verso il centro. Ha pulito l'area concedendo il calcio d'angolo. Insufficiente fino a questo momento la prova di Dzeko. Il centravanti bosniaco non riesce a rendersi pericoloso e gira troppo spesso a vuoto. Ha concluso poche volte in porta, come possiamo vedere nella grafica. Difficile sperare la rimonta se non cambia qualcosa. Corner battuto in mezzo. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Florenzi. Maragna metri. C'è un buon anticipo. Strootman. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Nainggolan. Florenzi. Matuidi. Douglas Costa. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. C'è il triangolo. Baragna metri verso l'area. Ha perso il pallone. Dybala. Azione interrotta. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Marchisio. Dzeko. Bruno Perez. Cross basso e teso. Murato dall'intervento del difensore. Florenzi. Buffon. Alessandro. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Recupera palla intercettando bene il pallone. Un 4-0 senza appello, quello che sta maturando quando siamo ormai giunti nella parte finale della gara. Come può incidere questo sul futuro? La Juventus è attesa dalla sfida contro il Verona. Quella di oggi è una vittoria frutto di una prestazione convincente. L'allenatore può essere soddisfatto dell'atteggiamento in campo dei suoi giocatori. Nessun problema per il portiere.
Alessandro. Dybala. Occhio, cerca l'area di rigore. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Prova il pipita. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Bruno Perez. Può crossare. Spazzano via il pallone. C'è la rimessa a favore della Roma. Fassio. Rajana Ingola. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Paolo Dybala. Si avvicina all'area. Assuma dunque l'azione d'attacco. Preferisce giocarla sul portiere. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Si ripartirà dunque col calcio di punizione per la Juve. De Sciglio. La Juve a caccia del gol. Dybala. Occhio al pipita. Spazzano senza problemi. De Sciglio. L'arbitro fischia alla fine. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. Era dato in condizioni smaglianti e la prestazione di oggi lo ha dimostrato ampiamente. Ha trascinato letteralmente la squadra al successo a suon di gol. È stata quasi una passeggiata per loro oggi. E gli avversari non sono mai riusciti a metterli in difficoltà. Tutto troppo facile. Palla in mezzo, respinge di pugno. Trasformazione perfetta. Palla verticale di Matuidi. Servito bene Dybala. Palla buona per Dybala. Guadagna metri. Palla interessante per Dybala. Ha spazio per tirare. Ed è rete. Il prossimo impegno. Gran palla di Higuain. Pallone interessante per Douglas Costa. Allontana di pugno il portiere. Dybala, buona l'idea. Replay che conferma a beneficio dei più distratti, come il pallone non fosse entrato completamente, si era visto in maniera anche piuttosto chiara in diretta. Era una decisione abbastanza semplice, sì, ma almeno ci siamo tolti il dubbio. A volte l'occhio umano può fare brutti scherzi, soprattutto nel...